Le AI ci devono preoccupare e se sì quanto? Ciao a tutti e bentrovati nel mio spazio JGR Caffè, uno spazio di chiacchiere con gli amici che ospita interviste e tutorial molto lunghi, quasi come se fosse una diretta, ma che molti hanno trovato utile e divertente in passato. In questa nuova stagione affrontiamo i temi delle AI generative e non soltanto a livello artistico, ma anche a livello di business. E per questa volta ho invitato Giancarlo Del Sordo di Acoustic Audio, con cui ormai scambio chiacchiere sullo sviluppo dei plugin che vedete anche recensiti ovviamente sul canale e che condivide con me una certa preoccupazione riguardante l'uso attuale e il futuro delle AI. Giancarlo, per chi non lo conosce, è la mente dietro i plugin di Acoustic Audio, di cui è anche CEO e programmatore. E mi è sembrato naturale introdurlo in questa serie di puntate perché per primo o tra i primi ha sviluppato modelli di AI nel campo del DSP audio, quindi dei plugin. Il video, come al solito, è lungo, anzi molto lungo questa volta, e l'ho diviso in due parti, due spezzoni molto grandi. Se vi piace e volete ascoltare anche la seconda parte, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e lasciate un commento sotto per convincermi a pubblicarlo. La ripresa che vedrete è di alcune settimane fa e il lavoro in studio non mi permette sempre di fare nuovi video settimanali perché appunto vi ricordo che per registrarli è facile, ma editarli è un processo abbastanza lungo e che richiede più tempo della durata del video stesso. La seconda parte è comunque già disponibile in formato RAW sul mio account di Patreon per gli iscritti al sostegno appunto di questo canale. Parliamo quindi di AI applicate ai plugin e tanto altro ancora insieme a Giancarlo. Ah, ciao Giancarlo, benvenuto sul canale. Come sai, abbiamo già iniziato una serie di video riguardanti musica e AI, perché comunque la preoccupazione gira. E poi vabbè, io e te abbiamo parlato un sacco di volte dei problemi che l'AI creerà sui posti di lavoro in futuro. E siamo abbastanza preoccupati perché sostanzialmente te in maniera particolare, io pure provengo un po' dal mondo dell'informatica, quindi chiaramente abbiamo delle idee un po' più chiare su quali settori verranno colpiti maggiormente rispetto ad altri. E nel caso specifico, visto che il canale parla di audio, parliamo di audio, e te, se non ricordo male, sei stato il primo ad utilizzare l'AI all'interno dei plugin, giusto? Allora, dunque, fammi un attimo pensare se è vera questa cosa. Allora, dunque, l'AI come AI, intendiamola così, DSP, no, esisteva già, secondo me, perché noi abbiamo cominciato a utilizzarla in modo pesante nel 2019, però aspetta, iZotope... iZotope stava facendo le cose prima, che stava facendo già i mix o qualcosa con l'AI, e forse anche lo splitting, che era degli algoritmi non loro che avevano caricato a bordo già prima, non mi ricordo adesso in che anno, però era della roba di altri. Noi abbiamo fatto l'AI, una delle prime AI che non veniva dai libri di scuola, cioè nel senso che c'erano i progetti che si vedevano nel 2019 erano dei progetti di AI, di progetti che già esistevano, che erano stati portati in AI, a parte forse l'automix di iZotope, che però non mi ricordo bene adesso, forse l'hanno fatto con l'Università di Cambridge, non vorrei dire una cretinata. Guarda, questo non lo so, però io mi ricordo Green 3. No, noi abbiamo usato l'AI per la prima volta, diciamo, per il controllo degli EQ, sì, no? In quegli anni lì in cui campionavamo le persone, cioè nel senso il campionamento anziché campionare. Ho fatto un training anch'io per utilizzare il mio preset su Green. Sì. Però c'erano già delle AI in giro, perché mi ricordo che Landro o cose del genere erano partiti prima. Cioè, allora, quelli che non facevano DSP, allora, quelli che non appartenevano al mio settore, forse solo iZotope era partita prima. Ma quelli che vedevi all'epoca erano tutte persone che appartenevano ad altri settori, startup, avevano ricevuto soldi apposta e non facevano parte del nostro mondo. E che quindi avevano ricevuto altri finanziamenti e quindi facevano ad esempio il mastering, mi ricordo, cose del genere. Però c'era anche uno sviluppatore indipendente che aveva fatto un processo di mastering con AI. Però bisogna considerare una cosa, che molti di questi processi di mastering basati su AI sono fuffa, perché ti dico, anche molta roba che abbiamo visto in giro alla fine sono degli algoritmi normali che vengono un po' camuffati e vengono fatti intendere come AI, cioè di AI fanno molto poco, cioè magari è un limiter, un compressore,
un gestore di stereo field con qualcosa che funziona in base al contesto, cioè ad esempio riconosce jazz o rock e quindi ha dei settaggi di pa macro parametri un po' diversi. Quindi molta AI che vedi in giro o che si vedeva in giro soprattutto all'inizio, secondo me era fuffa. E il problema del nostro processo che abbiamo fatto subito, che è un processo che funziona molto bene, però è molto dipendente dall'ingegnere. Purtroppo in campo audio l'ingegnere fa delle scelte casuali, una cosa un po' difficile da spiegare, però diciamo che se gli dai due volte la stessa cassa allo stesso ingegnere tende a fare due equalizzazioni diverse. E questo con la... Bravo, allora questo ti interrompo perché è proprio il punto dove volevo arrivare. Cioè, la maggior parte, ma io stesso, quindi la maggior parte delle persone che mixano e fanno mastering, fanno scelte diverse anche sullo stesso brano a giornate Sì, diverse. sai come l'abbiamo risolto noi? Gran parte dell'AI, dei training, l'ho fatto io all'epoca perché io ho un dono difetto, tendo a fare sempre le stesse scelte. Allora, per farti capire quanto, non lo so, non so neanche se sia una forma di autismo perché io non sono autistico, però per farti capire quanto è forte in me questo concetto, io ho poca memoria, col tempo la sto perdendo, poi vedrai anche te, la stai vedendo anche te, abbiamo la stessa età. E tendiamo a diventare smemorati, no? Sono inizi di, chiamiamole così, demenza senile, no? Però proceduralmente tendo a fare sempre le stesse operazioni. Io scrivo codice, no? E scrivo e sono talmente procedurale e tendo a prendere talmente sempre le stesse decisioni che tante volte non mi ricordo che una cosa l'ho già implementata, l'ho già fatta e la scrivo la riga dopo. Cioè, è una cosa, è un dono, un difetto che ho di fare più o meno sempre le stesse scelte quando sono nelle stesse condizioni. Quindi ho fatto un po' di AI di training io ed era più coerente di quelli di alcuni ingegneri, che no, no, non c'entra niente con la bravura dell'ingegnere. È l'idea che lui si alza, no? Oggi c'è il sole e la casa viene su Esatto, bravo. Infatti, domani. proprio a questa cosa qua volevo proprio parlarti di questo. Io stesso, quando riprendo un master in mano, magari fatto la settimana prima, lo rifarei Diverso. diversamente la settimana Questo è un dopo. problema però quando fai un training, perché il training deve mettere dei parametri, quindi se te ogni volta gli dici la cassa la faccio scura, questa cassa la faccio chiara, è sempre la stessa cassa, lei non capisce niente e quindi non fa nulla, cioè dopo deve mettere un po' di bassi in più, un po' di bassi in meno e si mette al centro. Questo è un problema nel training di questo tipo, quindi o si fanno dei training sensati che sono basati sempre sugli stessi dati o su dati coerenti che vengono generati in modo artificiale. Ma quando tu fai un training di persone, le persone tendono in ambito musicale a fare scelte che io reputo quasi casuali, ma che poi non sono casuali. Hanno una coerenza, però sul singolo strumento sono delle scelte quasi opposte dal contesto e non sono legatissime. Quindi questo è un primo problema di AI. E poi sulla cosa che mi stavi dicendo te prima, così entriamo nel discorso più generale, che non è tanto una singola implementazione. Io sono preoccupato dell'AI dal 93. Allora, perché le persone conoscono l'AI e parlano di AI da un tempo relativamente breve, diciamo da una decina d'anni. E io l'ho studiata all'università, noi avevamo fatto back propagation e cose di questo tipo, volevo buttarmi anche di più nell'AI, ma non c'erano risorse anche computazionali per farlo. E fondamentalmente so che questo è un tema problematico dal 93. E ho seguito da lontano l'AI, diciamo, quando poi ha cominciato ad arrivare effettivamente iniziare il suo percorso, perché il percorso dell'AI è iniziato già in quegli anni lì. I sistemi di Certo, OCR, certo. Kurzweil, che ti piace tanto, era nato con un sistema di OCR che comunque era un prototipo, era basato su prototipi di AI. Considera che molti dei primi modelli di AI sono basati proprio sul riconoscimento della scrittura o sia Certo. stampata che scritta a mano, no? E questi erano i primi riconoscimenti, erano questi. Nel 2006 ci sono state le prime rivoluzioni. Nel 2012 è arrivato AlexNet che ha diciamo, in qualche maniera influenzato un po' tutto il mercato e ha portato il tema dell'AI ad alti livelli. Verso 2015-2016 sono partite le prime GAN, diciamo, commerciali. In realtà prima le GAN esistevano, ma non in questo contesto. Sono state inventate da un ingegnere di Google alla fine, matematicamente, anche se esistevano in qualche maniera dei concetti simili basati
su queste reti avversarie, anche se non si chiamavano così da già da alcuni anni prima. Nel 2016 sono partite le GAN, però fino a quel momento lì, quando anche noi usavamo GAN, RNN, l'STM, no? Le prime reti molto elementari, oppure le Convolution Network, all'epoca funzionavano bene, l'AI non è arrivata al grande pubblico e io sapevo che tanto la strada non era quella. E quindi il problema del training, cose di questo tipo, è un problema secondario. C'è stata una rivoluzione dovuta ai Transformer che comunque affondano le radici intorno al 2017-2018, ma poi sono arrivati al grande pubblico dopo e sono stati questi la vera rivoluzione che ha creato un'accelerazione nella I che onestamente non mi aspettavo neanch'io, cioè nel senso che io mi aspettavo tutto quello che è avvenuto, ma con un po' di tempo in più che in realtà non abbiamo avuto. E tutto è avvenuto perché è nato un modello di business da parte di OpenAI, perché esisteva, cioè i large language model esistono già da parecchi anni. Semplicemente sono i primi che l'hanno data al grande pubblico e quindi hanno portato, diciamo, l'opinione pubblica a parlare di AI in contemporanea, quando prima invece era considerata quasi una cosa di marketing, cioè fino al 2000, secondo me, 22. Si parlava di AI ed era carino, ma era ancora un giocattolo, diciamo, nella testa delle persone. Le persone hanno capito che l'AI era qualcosa che creava problemi intorno al 2022-2023. E questo perché un'azienda, anziché muoversi alla velocità in cui si muovevano tutti, che era una velocità abbastanza lenta, nel senso lasciando un po' spazio a tutti per evolversi con i tempi che questo tipo di tecnologia richiede, anche un consolidamento, anche etico, anche loro praticamente hanno dato un boost pazzesco perché l'hanno spiattellata tutti e quindi l'AI è diventata una cosa di tutti, no? Questo è accaduto, diciamo, alla fine del 2022. E contemporaneamente i modelli di fusion, questo qua sono i Transformer, e i modelli di fusion hanno avuto, che erano già in azione, già stavano producendo dei risultati, hanno avuto l'attenzione che altrimenti non avrebbero avuto per quanto facessero già delle cose incredibili, e quindi la gente diceva: se i Transformer fanno questo, che fanno i fusion? E quindi si sono buttati a utilizzarli. E quindi hanno cominciato a utilizzare tutti i modelli basati su, diciamo, su creazione di grafica generativa, che è poi è diventata grafica generativa, poi il modello di fusion che ti interessa a te nell'audio di più, probabilmente è quello audio, che è sempre un modello di fusion, che è quello che stai vedendo in su o in altri, è sempre una variazione sul tema del diffusion, e poi legato ovviamente ai transformer dei large language model, perché tu scrivi un po' un pezzo di Rita Franklin, quindi c'è un large language model che in qualche maniera influenza una rete di fusion, sono un po' fusi questi modelli. Farti capire quanto ci siamo evoluti, la notizia di oggi è che Photoshop ha dentro della generativa, adesso già nella versione di adesso di Photoshop, credo che stava provando oggi il nostro designer. Ti interrompo un attimo perché magari chi ci segue non sa che cos'è il modello di diffusione. Il modello di diffusione è un modello molto banale. Allora, parliamo un po' di queste AI in modo molto comprensibile, Esatto. cerco un attimo di rendere un po' comprensibile il mio ragionamento perché non tutti sono dentro l'AI. Allora, mentre fino al 2012 i Certo. modelli erano basati su, diciamo, un riconoscimento, diciamo, di un pattern grafico video, cioè praticamente le AI che venivano utilizzate intorno a quegli anni dovevano riconoscere se nella foto c'era la madre, il Certo, padre, certo, una certo, tosta, certo. un gatto, cose di Era questo quello tipo. a quello a cui mi riferisco spesso quando parlo di if and then, era un continuo Queste sono le sì. convolution net, sono Esatto. delle reti basate su convoluzione che poi vengono usate per vari target, tipo la classificazione. Sia la parte supervisionata, sia quella non supervisionata, veniva comunque passata attraverso un discriminatore prima, quindi era diverso dal Sì, allora il modello. concetto di discriminatore fa parte più dei GAN che sono nati dopo. Diciamo che all'epoca le convolution net, che fanno anche l'operazione di classificazione, cioè vuol dire in un insieme di dati cercano di raggruppare secondo delle logiche, supervised, non supervised, ci sono molte di queste logiche, loro si basano su un riconoscimento, chiamiamolo così, di un pattern grafico. A volte
E si possono anche un po' fregare, perché il riconoscimento facciale che fa parte di Certo. questa branca in realtà può essere in qualche maniera corrotto attraverso delle sottoimmagini che possono in qualche maniera inquinare un'immagine. Noi, i nostri occhi la vedono ancora come un'immagine Certo. buona, in realtà l'AI fa confusione perché non va a vedere quello che vediamo noi, ma va a vedere dei dettagli invisibili che permettono di classificare. Cioè, noi Certo. classifichiamo un babuino in base a pelo, cose di questo tipo. L'AI, in realtà, soprattutto queste convolution net, vanno a guardare dei dettagli che non sappiamo neanche noi, che vanno a Certo. guardare degli edge, degli angoli, cose di questo tipo, cioè dei processi che sono diversi da quelli utilizzati dagli umani, che sono anche più efficienti, perché devono essere molto efficienti, sono più autistici, se vogliamo dare un po' un'idea intuitiva del problema. Ok. Immaginate un autistico che è molto bravo, quindi non una persona che ha un ritardo mentale, ma una persona migliore di un normodotato di quelli tradizionali, è molto brava a riconoscere migliaia di volti e a ricordarseli, no? Stiamo parlando anche a volte di persone che sembra che abbiano dei superpoteri. Certo. Hanno delle capacità di guardare i dati in modo differente da come li guardiamo noi. Ecco, l'AI di quel periodo lì, che nasce in quel momento lì, è in grado di guardare dei dettagli che noi non guardiamo normalmente. Io Certo. capisco che è una scimmia perché più o meno vedo che ha la forma È la antropomorfica, scimmia, c'ha certo. del pelo, cose del genere. Invece quello lì va a guardare, non so, i nasi. Cioè, magari fa delle relazioni sui nasi, su delle forme, cose del genere, che noi non penseremo mai, e dice: questa è una scimmia perché l'elefante non ha un naso fatto così. Cioè, immaginate un Sì, attimo. ho capito. E quelle lì sono le CNN, che sono idee di quel momento lì. E diciamo che questi modelli sono dei modelli che vanno molto bene anche per l'automix o per la scelta di parametri. Noi, alla fine, in qualche maniera, tutti gli algoritmi, ma anche quelli che vengono usati in medicina per, diciamo, La diagnosi. trovare tumori o cose del genere, sono basati su queste convolution net. Quindi in realtà è una delle AI più diffuse e sembrava anche quella che dovesse diventare l'AI nel tempo. Cioè sembrava, diciamo, l'AI era pensata, diciamo, all'epoca sembrava già che quel tipo di utilizzo fosse l'utilizzo migliore dell'AI. Contemporaneamente sono nate delle AI che possiamo chiamare quasi generative, ma non erano generative, che sono quelle che vengono usate in ambito DSP, cioè dove praticamente, non so, il campionamento di un tape, il campionamento di un pedale, di una distorsione di una chitarra, sono basate su degli algoritmi che erano nati sempre in quel momento lì, che sono, all'epoca erano le WaveNet, esistono ancora, e se tu vai a vedere tutta la AI, che viene utilizzata per le chitarre elettriche, ma anche noi le abbiamo usate in aereo, e tutto quello che vedi, non so, i capa multimedia, Sì, cose di anche questo tipo, Neural cioè tutto DSP, quello che. certo. Esatto, sono basate, questo tipo di AI è un'AI un pochino diversa, è un'AI che è basato su una specie di mix tra un DSP e un'AI che fa in qualche maniera una previsione, quindi sono più figlie delle RNN e delle STM, cioè sono delle AI previsionali, no? È un po' diverso dalle CNN che sono più quasi di classificative. Statistiche, certo. Queste qua sono più delle AI che prevedono, diciamo, un andamento, un po' come quelle che vengono utilizzate per prevedere gli andamenti in borsa, no? Cioè ci sono un po' di dati e si prevede qual è il futuro, il forecast, no? Questo tipo di forecast. Il forecast viene fatto in questo caso unendolo a una sorta di DSP, immaginate un modello di questo tipo qua, il forecast viene applicato all'audio, quindi se io ho un ingresso, quindi la chitarra che suona in una certa maniera, il pedalino viene interpretato come una sorta di previsione di quello che farebbe lui in ambito DSP. E quindi questo è un tipo di AI che potremmo quasi mettere generativa, ma non è una vera generativa. Certo. È una AI, diciamo, previsionale, quindi fa un forecast vero e proprio e fa un'associazione tra un input e un output. È molto vicino alle black box ed è molto vicino anche alle tecniche che usiamo noi in DSP in-house, la roba nebula, cose del genere, basata su campionamenti black box, sono molto vicini a queste AI. A me queste AI, diciamo, che vanno benissimo per la gestione delle chitarre e cose di questo tipo, non piacciono particolarmente perché hanno un forte problema di aliasing, cioè hanno molti problemi, quindi sono delle AI che miglioreranno col tempo, però tuttora va bene usarle, diciamo, in ambito chitarristico, cose di questo tipo, perché non hai bisogno di un'altissima qualità audio. Però quando hai bisogno di una qualità audio molto elevata, noi questi modelli non riusciamo a usarli. Abbiamo provato in tutti i modi,
ancora non ci sono le risorse computazionali per usarle alla risoluzione in cui uno Certo. vorrebbe, con un training che uno vorrebbe. Quindi vanno bene per fare i MesaBoogie, non vanno bene per fare i Esatto. MATLAB, E arriviamo adesso giusto? al punto, al metodo di diffusione, no? Quello che Adesso si. arriviamo alle ultime AI. Allora, una delle rivoluzioni più grandi, secondo me, è quella dei Transformer, cioè praticamente linguisticamente sono partiti questi grossi training mettendo, diciamo, del grandissimo testo, mettiamolo così, dentro un'AI. E in qualche maniera, in training, e in qualche maniera facendo prevedere qual è la frase, la parola successiva. E questi modelli inizialmente sembravano che fossero dei modelli piuttosto stupidi, ma utili, ad esempio, in campo di traduzione e cose di questo tipo. Tant'è vero che alcuni modelli che sono venuti nel frattempo, tanto per dare un esempio, DeepL, Grammarly, cose del Certo. genere, sono basati su questi large language model dove, dandogli molto testo in ingresso, lui riesce in qualche maniera a completare la frase. Queste AI sono anche quelle che vengono utilizzate nei telefoni, come quelli Sì, anche della perché, Apple, per capirci. per esempio Sono dei DeepL. predittivi, sono delle AI predittive, diciamo, del testo, perché anziché prevedere una temperatura, che è una cosa abbastanza semplice, lì bisogna prevedere delle parole. Le parole vengono codificate con dei vettori, dei numeri, parole simili hanno degli orientamenti simili in questi spazi vettoriali. Quindi viene costruita una mappa, diciamo, di tutto linguistica, no? di una determinata lingua. E a questo punto c'è un qualcosa che riesce a prevedere un contesto vicino. I Transformer, però, che sono nati nel 2017, vanno un po' oltre questo, riescono in qualche maniera a dare una sorta di logica, di semantica, cioè un po' un errore che veniva fatto all'inizio, si Certo. pensava che semplicemente, come dei pappagalli, indovinassero probabilisticamente una parola successiva, ma dietro c'è anche un vero e proprio, non ti dico ragionamento perché è sbagliata Certo. questa cosa, ma viene in qualche maniera predetto, diciamo, Un comportamento. un qualcosa di logico, che segue della logica, ed è basata proprio anche questo su una sorta di esperienza, ma anche su una sorta di dimostrazione. Tant'è vero che nei training che ci sono di questi large language model, ci sono proprio dei training che devono in qualche maniera spiegare il ragionamento di tesi, antitesi e cose di questo tipo qua con degli esempi, facendo, diciamo, portando in questo training l'AI l'idea che, non so, descrivimi come un bambino di 6 anni vedrebbe la luna o la considererebbe, cioè, sì, e poi dopo uno dà tante soluzioni e poi si spiega qual è la soluzione migliore, poi si costruiscono anche lì delle sorte di reti avversarie che in qualche maniera permettono di avere una specie di autoapprendimento. Quindi questi large language model sono in qualche maniera molto più potenti di un indovinello probabilistico della prossima parola, perché in qualche maniera dentro ci sono vari livelli in cui si arriva a una sorta di semantica significato, un po' come accade dentro le GAN. Alla Certo. fine siamo sempre lì, il modello è sempre questo. La bravura di questi modelli è che sono modelli che in qualche maniera, uniti ad altri, ti permettono di descrivere delle cose, come ad esempio una fotografia. Quindi quando si uniscono i modelli di fusion, di cui adesso stiamo per Parlando. arrivare a parlare, diventano molto potenti perché ci permettono di descrivere con una label, diciamo, un qualcosa che noi vogliamo, che vogliamo che venga generato. Da qui Certo. partono poi anche tutte le tecniche generative. I modelli di fusion sono dei modelli concettualmente molto semplici, è come se partissero da una nebbia, quindi da una un po' come succedeva nelle GAN all'inizio. Partono da un abbozzo di quello che potrebbe essere un risultato e poi lo affinano creando, diciamo, un risultato, chiamiamolo così, bello, visibile. E sono figlie delle GAN, queste reti avversarie, dove praticamente ci sono dei c'è cioè una sorta di agente che deve creare un fake e una sorta di agente che deve diventare bravo a indovinare che quello è un fake oppure un'immagine reale. Quando queste due reti, che sono due reti avversarie, migliorano le loro capacità, il generatore diventa bravo nel generare qualcosa che l'altro non riesce a individuare come fake e quindi Certo. risolve il problema. Queste reti partono da delle immagini confuse, l'altro dice: ah, questo è un fake, facile.
E poi diventano delle immagini in cui l'altro dice: ma potrebbe essere plausibile, l'altro diventa sempre più bravo. Quando l'altro diventa bravo a indovinare che gli umani non hanno 6 dita normalmente, cioè ce n'è qualcuno che ha 6 dita per mani per errori genetici, ma quasi tutti hanno 5 dita. Quando il discriminatore diventa bravo, quando il, diciamo, La rete il avversaria. detector diventa bravo a discriminare una situazione di fake, l'altro è costretto a migliorare e a fare dita di 5 dita. A fare mani di 5 dita. Certo. Quindi è questo il modello di Fusion. Questi modelli vengono applicati sono stati inizialmente applicati per la generazione di immagini, che inizialmente era una bassa risoluzione, proprio perché computazionalmente bisogna rifinire l'immagine, no? Certo. Che prima, immagino così, è confusa e poi diventa sempre più l'immagine definitiva. E cioè, ci sono dei passi, alla fine si ferma dopo un certo numero di step, no? Quindi è così che funzionano. Da lì sono arrivati poi i modelli di fusion, diciamo, dell'audio, che sono molto simili. Inizialmente erano limitati a un certo numero di secondi, poi col tempo adesso anche questo limite viene superato e poi arrivano dei modelli adesso per la generazione del video. Diciamo che le parti delle Large Language Model e le parti di Fusion stanno andando molto più veloci di quello che un po' tutti pensavano una decina di anni fa. Non ci Certo. avrebbe scommesso nessuno su questa velocità. Ed è questa la novità. E anche il fatto che i Large Language Model fossero più bravi di noi nel campo creativo è un'altra cosa che noi all'epoca non abbiamo previsto. Certo. Poi che facciamo parte, diciamo, universitari o che studiavano a scuola o comunque neanche gli insegnanti dell'epoca, era una cosa imprevedibile. Cioè, si pensava che l'AI sarebbe diventata brava nel fare alcune cose molto meccaniche, ma non delle cose creative, proprio perché era imprevedibile questo campo di sviluppo che poi ha avuto e che ha creato, diciamo, una specie di rottura col passato. Però che l'AI prima o poi sarebbe diventato un problema economico, questo lo sapevamo. In poche parole, a me come azienda interessa un po' poco sapere se viene minata più la creatività o l'AI diventa più brava a riconoscere tumori, cioè non mi interessa troppo in che cosa può diventare brava, se fa meglio i film o fa meglio la musica. Entro certi livelli mi interessa perché se io mi occupo di doppiaggio, arriva l'AI che fa il doppiaggio, distrugge il mio settore. Certo. Però il vero problema che si sapeva e di cui io parlo da anni, io mi ricordo che avevo fatto un ragionamento con Riccardo Sada, che è un giornalista che si occupa di dance di solito, nel 2000, credo 16. La cosa di cui parlavo io e che gli diceva lui, gli spiegavo, è che il problema sarebbe stato un problema economico. Mi spiego, già all'epoca si capiva che l'AI avrebbe in qualche maniera avuto un impatto nel mondo lavorativo. Questa è una cosa chiara che Chiara, certo. Ma ne sapevamo parliamo, dal infatti io 93. e te pure Sapevamo ne dal parliamo 93. da anni, cioè, nel senso, cioè, lo sappiamo. È questo il problema. Allora, tu non lo sai se vengono intaccati prima i commercialisti o prima i musicisti, ma questa cosa è un problema secondario. Nel senso che saltano prima le segretarie o saltano prima i musicisti? Cioè, interessa al musicista sapere se salta prima lui delle segretarie, ma non è questo il problema. Il problema è che è un modello economico, il modello economico dell'AI è quello che crea problemi, perché l'AI, per come è costruita, tende a evolversi molto rapidamente e quindi tende a creare una sorta di distruzione del mercato del lavoro molto rapida. E c'è un problema: il nostro modello economico, il nostro modello di mercato è un modello che è stato costruito negli anni su un certo tipo di velocità, cioè in poche parole. La legislazione, la società, il numero di ore che le persone lavorano, cioè le nostre abitudini lavorative e di produzione, cioè legato quindi al mondo Certo. della produzione, sono basate su un tipo di assessment, di misura che è stato fatto negli anni in cui si prevedeva un'accelerazione, in qualche maniera, però tutto sommato è tutto abbastanza stabile. Gli stessi governi se ne sono approfittati perché quando vedono che qualcuno guadagna un pelo di più da qualche parte, zac, ti buttano una tassa e in qualche maniera regolano e vanno a fare una sorta di raccolta e ti impediscono. Infatti, questo è un problema, poi soprattutto italiano, non è solamente un problema mondiale, è un problema
soprattutto italiano, l'Italia che ha più problemi, chiamiamoli così, di corruzione ed economici degli altri, e anche una situazione geopolitica abbastanza strana, stravagante. L'italiano è molto furbo, quindi insomma da qualche parte arrivano tante leggi. Comunque, fondamentalmente il nostro Stato è uno Stato, uno di quelli che se ne approfitta di più, no? Io ho una pressione fiscale che arriva quasi all'80%, non ho neanche l'IVA in detrazione nella mia Ma azienda, per dare un'idea. E diciamo che poi i calcoli banali dicono che c'è una tassazione che supera il 50%, in alcuni casi ci sono delle punte enormi, notevoli. Io, non avendo neanche l'IVA in detrazione, quando mi faccio i calcoli ho una pressione fiscale gigantesca. E questo è nato perché lo Stato italiano si basa sul fatto che il nostro modello permette a qualcuno di nascere, crescere, c'è questo costo per aprire un SRL, c'è questo costo, c'è questa IRPEF, l'IRAP, cioè ci sono tutte queste tasse che sono basate su un modello che va a un certo tipo di velocità in cui le persone con quel tot di fondi riescono a far nascere un'azienda che in tot anni, secondo lo studio di settore, deve fare quel quantitativo di soldi, cioè è tutto regolato, la nostra società è regolata per una certa velocità. Ma se questa velocità viene minata perché c'è un fattore esterno, una sorta di rivoluzione industriale, mettiamola così, certo. molto rapida, Sì, ma infatti io la l'ho nostra società equiparata. non riesce a cambiare le leggi in tempo e a cambiare le regole per adattarsi. Il risultato è che si crea un crollo verticale dell'economia, del mondo del lavoro. Cioè, al di là ora di che cosa sia la I, se vince i Transformer, o se tra qualche anno arriva una nuova sigla che distrugge tutto e fa il film di Hollywood da zero perfettamente, cosa che già potrebbe cominciare a fare una generativa di oggi, ma con tanti problemi. Poi parliamo anche di quali sono i limiti della AI, sono più limiti generativi di fargli fare quello che Certo, che vorresti che vorresti, facesse, esatto, è quello proprio quello il che fa discorso. casualmente lei. E questo è, qui però è un ragionamento diverso, è un ragionamento che ancora non rende inutili alcune Di classi lavoro, di certo. lavoratori. E poi anche ragionamenti su quali sono le aree critiche. Ci sono le aree critiche dove l'AI, che è molto imperfetta e precisa nel fare una valutazione, e sono aree critiche dove vengono prese delle decisioni fondamentali, non può essere usata perché rischia di fare dei danni. Tipo, io voglio fare la previsione se uno ha un tumore, beh, deve essere in qualche maniera validato da un medico, perché se mi sbaglia questa previsione, sia in positivo che in negativo, fa un danno serio. E l'AI è molto precisa in questo. Quindi, al di là di ragionamenti di questo tipo, il problema però è che questa AI che sta arrivando, che è arrivata e che c'è già da un po' di anni, da sola è in grado di distruggere quello che abbiamo già fatto fino adesso, senza aggiunte di cose nuove. È in grado di distruggere il mercato del lavoro per come lo conosciamo oggi. Certo. Perché la gente si trova a dover cambiare lavoro, ma non ha il tempo materiale per organizzarsi e ha contro anche le leggi dello Stato che gli impedisce in qualche maniera di sopravvivere. Cioè, se noi fossimo in Thailandia, dove tu puoi aprire un baretto anche sotto casa tua senza tante regole, in qualche maniera ti metti a fare i noodles, no? Sotto casa e sopravvivi perché qualcuno che mangia i noodles c'è. Se tu questa cosa la fai in Italia, dove deve arrivare l'ASL, se tu ti viene in testa Certo. semplicemente di aprire un baretto, ti arrestano, perché ormai siamo a questi livelli, Certo, perché è chiaro. non è giusto, non è igienico, perché stai evadendo il fisco, ci sono mille motivi. Quindi nel contesto geopolitico italiano questa cosa diventa letale, perché da una parte crei un modello distruttivo, dall'altra parte le persone non hanno un rifugio per sopravvivere. Stiamo parlando quindi di un crollo del mercato del lavoro. E questo è il problema. Ti interrompo, proprio l'altro ieri è uscito in America un paio di spot pubblicitari fatti completamente con l'AI, video e musica, e essendo spot pubblicitari, quindi non è né musica, diciamo, di elevato contenuto artistico, né la parte video è qualcosa di fondamentale, però soltanto dimostrando che è possibile farlo, ha nominato due settori in un attimo, ma due settori non soltanto perché non pagano il musicista, ma non pagano il musicista, lo studio, gli strumenti, il master, il Certo. mix, tutta una serie, una catena di lavoro che viene completamente minata, anche se in piccola parte, però inizia da lì. Cioè, nel senso, per alcuni studi Ognuno sono vede il stati. suo settore, no? E noi vediamo il nostro settore, diciamo il nostro settore è in pericolo. In realtà è una visione miope di quello che sta accadendo, perché io ti dico, in Italia si parla di AI da troppo poco.
Ma io quando tornavo, mi ricordo nel 2017 o 2018, tornavo da Utrecht, sono passato con la macchina insieme al mio socio Umberto dalla Svizzera e mi ricordo che alla radio svizzera parlavano di un problema, quindi i traduttori svizzeri erano Certo. insorti contro i modelli AI perché in qualche maniera li portano via il lavoro, Certo, cioè chiaro, lo stesso alcune principio, infatti. nazioni si sono mosse per tempo. Io quando parlavo di AI dicevo che era un problema inizialmente, qui in Italia sono stato deriso quando ne parlavo con amici o conoscenti o anche perché sembrava una visione catastrofista, però questa visione catastrofista io ce l'avevo prima del crollo di Lehman Brothers, quando io ho cominciato a lavorare in un SGR dicevo ma com'è possibile che qui tutti guadagnano e non perde nessuno? Cioè non è questo modello? Non Ma c'ha perché ci senso. sono i fondi bilanciati, mi Non ha hanno senso. raccontato sta palla qui io. Ho cominciato a lavorare in finanza, no? Nel 2001 dicevo, ho capito, ma qui guadagnano tutti. Sembra un modello per, cioè non può funzionare un modello in cui guadagnano No, tutti. Da infatti. qualche parte ci deve essere il trucco, cioè non può funzionare. E infatti poi è nato un crollo che poi è venuto dal mercato immobiliare, ha avuto, Certo. però comunque, voglio dire, ha trascinato un sistema che non poteva funzionare e non è che io ero più intelligente degli altri, semplicemente non era logico che funzionasse. Ora, io da anni dico che non può funzionare il modello AI con il nostro modello attuale economico, ma non credo di dire una cosa catastrofista o strana, semplicemente il nostro modello economico non è adeguato per vivere in, diciamo, assieme, diciamo, in simbiosi con questa AI. E qui non si tratta di cambiare una legge, qui si tratta di cambiare e ribaltare completamente il nostro sistema, cosa che in Italia, per una serie di poteri che non vogliono cambiare le cose perché gli stanno bene le cose così, e di soldi che sono stati in qualche maniera messi da parte di risparmio, che poi il risparmio che abbiamo noi è costruito sul debito, quindi anche questa è una cosa di cui dobbiamo parlare. Noi in Italia stiamo bene e male allo stesso tempo, abbiamo un debito esagerato. Questo debito però ha permesso di mettere da parte dei soldi, abbiamo Certo. tanti soldi in banca, cioè una cosa che non ha molto senso. Però in un modello di questo tipo ci sono delle forti resistenze ad adattarsi, ma il problema è che se non ci si adatta si fa un po' la fine dei dinosauri, no? Come quando arriva l'asteroide, il dinosauro, no, continua a mangiare. Lo stanno facendo una mazza, fondamentalmente perché non sanno neanche che c'è un problema, no? Quando scopriranno il problema è tardi. Certo. Perché se una certa classe non ha più soldi, questa classe non ha bisogno di beni di necessità, di beni produttivi, quindi la produzione crolla Ma nel non è solo mercato. quello, Giancarlo, è anche la mancanza di un gettito fiscale. Cioè, se te non lavori, Anche, ma certo, non paghi le tasse, no? perché la nostra, l'Italia, Economia. Banca d'Europa, sono basate sul fatto di prendere soldi da qualcuno che se non hanno soldi. Assomigliano molto ai condomini, no? Che ultimamente è nata una nuova tendenza nei quartieri di Milano di non pagare, capito, il condominio. E lo pagano quattro scemi, no? E ce ne sono 18 che si ostinano a non pagarlo, bisogna andare lì con avvocati, eccetera, eccetera. Il problema è che se la gente si mette in testa di non pagare, lo Stato crolla perché non ha più risorse. Noi siamo in uno Stato particolare che ha bisogno del gettito fiscale, cioè non è una cosa in più per creare beni e servizi, è quasi legata alla sopravvivenza. Quindi, se banalmente alcune classi lavorative diventano nullatenenti o vanno in giro alla Caritas, no, a prendere roba da mangiare e quindi non versano più contributi, il sistema pensionistico crolla. Cioè, capisci che ogni cosa che facciamo, e sembra un po' l'effetto butterfly, cioè ogni cosa che facciamo ha un impatto in altre aree. E quindi qui non si tratta di avere una visione catastrofista, si tratta di essere un po' realisti e vedere che quello che abbiamo noi adesso non funziona. Speriamo che qualcuno se ne renda conto di questo, ma non se ne stanno rendendo conto. E ormai il crollo è inevitabile. Siccome è una cosa che sta distruggendo non solo l'economia italiana, ma l'economia mondiale, bisogna trovare una soluzione. Quindi, fondamentalmente, essendo un mal comune, bisogna trovare una soluzione. Se fosse solo un problema italiano, sarei più preoccupato. Anzi, ti direi, l'italiano è una persona che si sa in qualche maniera sopravvive tra espedienti, cose del genere, piuttosto va a rubare alla IM, ma in qualche maniera sopravvive. Quindi noi che siamo abituati a espedienti e scamotage potremmo anche in qualche maniera cavarcela in un mercato internazionale. È più un problema, per esempio, per gli scandinavi, dove è tutto
molto rigoroso, molto numerico, le cose sono molto quadrate, no? Come gli svizzeri, perché se lì gli distruggi il modello economico, loro non capiscono più niente. Noi, tutto sommato, un giorno facciamo i carpentieri, il giorno dopo siamo tutti marinai e il giorno dopo, capito, ci occupiamo di turismo o cominciamo a vendere la roba per la strada. Cioè, il popolo italiano, secondo me, sopravvive meglio di altri, però abbiamo una pressione fiscale pazzesca, quindi se uno pensa di rifugiarsi su un monte, ho sentito adesso i miei amici che stanno pensando di coltivare pomodori, no? Prima facevano L'altra pace. sera ho visto Non è una Tommy. soluzione, io continuo a dirlo, cioè voi coltivate i pomodori e mi mettete sul monte, ma il fisco lo sa che voi siete lì e vi viene a chiedere i soldi. Il tuo problema non è coltivare i pomodori come nel dopoguerra per sopravvivere, il tuo problema è come pagare l'IRPEF, cioè finché noi, capito, noi abbiamo delle imposte, una tassazione che addirittura entra in azione addirittura quando noi siamo in negativo, capito? Cioè anche quando noi non abbiamo soldi, cioè non è che tassiamo solo i soldi guadagnati, noi riusciamo ad avere delle tassazioni su roba negativa, delle imposte su calcoli negativi. In queste condizioni a te non è più sufficiente nasconderti in cima al monte perché hai le decime dello Stato da pagare, quindi o cambiamo tutto. Cioè, questo Stato lo ribaltiamo per cui non gli diamo più niente e quello crolla perché non ha. Oppure dobbiamo trovare una soluzione. E al momento nessuno sta pensando a questa cosa. Quindi, questo ragionamento che è partito dal musicista, che in qualche maniera perde lavoro, è l'ultimo dei problemi. Il musicista si può preoccupare, ma ragazzi, qui il problema non è il musicista, è il sistema. Io sono partito dal musicista perché chiaramente è la parte che mi tocca più da vicino, però è chiaro che è a macchia d'olio sta roba. Cioè, nel Ma senso, se comune te vai mezzo a... gaudio, da musicista non ti preoccupare, il tuo problema non è il musicista, e qui non c'è più un lavoro al sicuro. Allora, io mi... cioè, Questo è il però problema, questa è la cosa che devi pensare. stavo Se tu non fai pensando, no? musicista che fai? Cioè spiegamelo, perché tu dici va bene, vado in una catena di montaggio, sta arrivando la robotica, cioè non è che tu t'accavi. Sì, allora, nel caso... Però del musicista c'è un problema di fondo, cioè l'AI sì, fa più o meno o farà sicuramente quello che siamo già in grado di fare, lo farà anche meglio, sicuro. Però lo sta facendo perché è stata addestrata e costruita con del materiale che non gli apparteneva né ai programmatori né all'AI, e quindi Certo, il chiaramente. problema del diritto. Allora, qualcuno ha detto correttamente che l'AI è una delle più grosse rapine Esatto. di questo secolo, di questo mondo contemporaneo. È una specie di shortcut del diritto d'autore. Qualcuno ha detto questo, non mi ricordo chi l'ha detto, ma l'ha detto anche un musicista. Comunque, una persona di queste ha fatto un'osservazione che secondo me è la più corretta di tutte. Cioè, Certo. l'AI, come è utilizzata oggi, è un modo per non pagare i diritti e quindi Esatto. per scavalcare alcune regole. Cioè, tu hai delle regole che dicono: se io ho una proprietà intellettuale su qualcosa è mia, io ho fatto un lavoro e prendo, diciamo, il frutto di questo lavoro. L'AI permette in qualche maniera di scavalcare e di regalare il tuo lavoro agli altri in una maniera in cui siano anche impuniti. Che poi siamo tutti impuniti da vedere perché ci sono delle cause, no? Nate tra la New York Times, OpenAI, cioè Però guarda, Microsoft. se te vai a Ma vedere... queste cause, diciamo la verità, che cosa servono? Servono, sono come le scialuppe del Titanic, fondamentalmente. Servono per mettersi in salvo. Loro sanno che questo è ancora un momento in cui si possono ancora chiedere dei danni, devono arrivare in pensione, quindi tutto sommato quello che gli servono è qualche milionata per arrivare alla pensione, chiedono un po' di danni, non gliene frega niente del futuro, tanto loro, tanto sta affondando la barca, che gliene frega loro? Quindi loro si prendono la loro scialuppetta, fanno la loro causa, sperano di vincerla, se gli arrivano i soldi hanno vinto e in qualche maniera hanno la loro pensioncina. Quindi il problema non riguarda questo, il problema è che lo shortcut che abbiamo sulla proprietà intellettuale mondiale ormai è stata violata e non c'è un modo per tornare indietro. Mi spiego, tu puoi anche spiegare ai modelli di Fusion che hanno fatto un train su delle immagini che non gli competevano, su cui dovevano pagare i diritti. Ho visto anche qualcuno adesso che si lamenta che alcune librerie di campioni in qualche maniera vengono usate nei treni, Sì, non dovete usarle, scrivono dei disclaimer. esatto. Va bene, cioè è tutta roba, è tutto corretto questa cosa qui, però una volta che il modello è stato rapinato e tu in qualche maniera dovresti andare in causa con qualcuno che ha fatto, è capace che quello lì con cui tu vai in causa muore, ma nel frattempo il modello sopravvive e diventa una parte del treno, un modello più grande, e vallo te a ripescare, va a trovare il colpevole, cioè ormai che il danno è stato Sì, ma fatto, infatti poi... ammesso e non concesso che tu trovi qualcuno su cui rivalerti, ma se lo trovi e se te li danno e se c'è la legge che capisce questa cosa qui, ma ormai il tuo lavoro è stato rapinato, è finita, è game Allora, over.
Esatto, però non parliamo qui solo del diritto d'autore. Per esempio, la voce di Bocelli è stata clonata come la voce di Sinatra, come la voce Allora, di. questo è una cosa, noi ci occupiamo di deepfake, e una delle prime training che abbiamo fatto è la voce di Sinatra, no? Allora, il problema è un problema secondario, nel senso che la voce intesa come deepfake ancora può ricevere una regolamentazione e su questo sono sicuro che arriveremo a una regolamentazione, cioè l'utilizzo del deepfake, che adesso lo stiamo ancora usando male, in realtà tu puoi regolarlo quanto vuoi, ma può essere usato in modo illegale perché puoi fare la voce del nipote che chiama la nonna, Sì, no? ma non Diciamo che i solo, napoletani cioè, sono i più bravi nel settore certo. e hanno già trovato un modo per sfruttare i punti deboli della I per in qualche maniera arrotondare, no? Anche la malavita in generale, no? Adesso si fa parlare male di una categoria o di un'altra, diciamo, i più furbi. Però diciamo che le persone furbe che trovano un appiglio per lavorare su questa I e in qualche maniera portarla a creare, diciamo, dei danni a qualcun altro, che lo stanno già facendo. Però la parte, diciamo, del mondo, il mondo legale in qualche maniera può essere regolata. Quindi l'idea del deepfake sulla voce, il fatto che tu non utilizzi la mia identità, come non utilizzi la mia firma per fare alcune operazioni. Questa cosa col tempo deve arrivare e arriverà, cioè il fatto che utilizzi la mia voce, hai fatto un training sulla mia voce, se è riconoscibile è un problema. Però ti dico anche una cosa, è possibile, abbiamo fatto delle prove anche noi, mischiare le voci. Ah Quindi no, se tu mi certo. fai un po' di Frank Sinatra, mi fai un po' di Aretha Franklin, arrivi un po' con i modelli di fusion. È molto difficile a un certo punto dire, hai fatto il training di Sinatra, ma non assomiglia a Sinatra, però canta come lui. Ha la stessa intenzione ed è non diverso da un imitatore. Però qual è il risultato? Che lì dove tu avresti chiamato il professionista con quella voce che aveva quel peso, quella caratura, tu mi prendi un altro che è una voce simile, non è denunciabile, ha lo stesso effetto e risolve comunque il suo problema. Sulla lunga distanza, anche il deepfake è un territorio pericoloso, è un Certo. territorio che creerà, secondo me, grandi problemi perché in qualche maniera è aggirabile. Quindi, se tu mi fai la voce di Bocelli identica, Bocelli dice: Eia, è la mia. Oh, che fai? Mi devi dare i soldi. Ma se tu c'è una che è simile, e a Bocelli dice: assomiglia alla mia, che faccio? Lo denuncio? Non lo denuncio? Assomiglia Certo. molto al campionamento, ai campionatori e a quelle cose che abbiamo fatto inizialmente, no? Certo. E adesso E ti se c'è che porto. fai, E non è adesso. proteggibile. Certo, adesso che abbiamo parlato, poi taglierò tutte le parti, però comunque adesso che abbiamo parlato un po' delle varie tipologie delle AI nei vari campi lavorativi, ti porto secondo me di fronte al problema che io sento maggiormente, che non riguarda la musica, non riguarda neanche l'economia, e a Quindi mio avviso, basterebbe quella. però guarda, a mio avviso tutto questo, io sono sicuro purtroppo, cioè ho poca fiducia in questa cosa, che tutto l'utilizzo delle AI in campo creativo, ma anche in campo lavorativo, porterà anche a una deculturalizzazione delle nuove Ah, generazioni che avranno sempre meno voglia di studiare, meno voglia di allora, imparare questo perché problema tanto qui te lo sai, delega. non è un problema dell'AI. Questo è un problema della generazione dei social network di adesso. Cioè, Sì, allora, però se tu diciamo adesso si insisti. amplificherà ancora di più. Allora, è chiaro che le calcolatrici ci hanno insegnato a non fare manco più i conti a mente e Certo. quindi siamo diventati dei lobotomizzati. L'AI è come i navigatori. Io da quando uso il navigatore, mo non mi oriento più. Cioè, allora, io già non sono bravo a orientarmi. Con i navigatori io non so dove sto andando, te lo giuro. Cioè, io seguo a destra, vai a sinistra, vai a destra, dove sono? Boh. Quindi questo è il mio problema che ho e quindi vuol dire quando tu hai una tecnologia, un ausilio, in qualche maniera tu non utilizzi una parte del tuo cervello, sarebbe sprecata perché lo fa già una Certo. macchina, e quindi ti abitui a farne a meno. Allora io sono convinto che l'AI assieme alla tecnologia, all'informatica, eccetera, eccetera, stanno portando a un peggioramento dell'essere umano, ma questo io te lo dico ed è un problema. Secondo me è un grande problema, ma per quello bastavano già i social network e OnlyFans, per dirla tutta, perché stanno instillando nella testa delle persone che si possono fare soldi facili, tra Fuffaguru, OnlyFans, eccetera, e anche un po' i social network, ti fanno, ormai ti mostrano, io ho il feed tempestato, sto pensando che sia normale avere una Lamborghini, cioè, voglio dire, una decina di anni fa,
Non avrei neanche pensato a che cosa, cioè neanche, non sapevo manco cosa fosse una Lamborghini, dentro ne avevo mai vista una. La sto vedendo così spesso, quando vedo una persona con la Urus dico, vabbè, sì, ok, la potrei comprare, ma non è vero, la puoi comprare, cioè capito, costa 300.000 euro, non è una cosa, però la vedi che è una cosa normale, e per avere una Lamborghini, che ormai hanno tutti perché la stanno regalando anche al panettiere, devi avere un lavoro che ti dà quei 10.000 euro al mese. No, se senti i social network è normale, diciamo, avere uno stipendio da 100.000 euro al mese, perché ti stanno mettendo questa idea che è pericolosissima nella testa, che lo stipendio non sia da 1.000, 1.500, ma sia da 15.000, 150.000. Quindi stiamo andando in una direzione un po' pericolosa. E in tutto questo, studiare non serve più a niente, perché a questo punto lo studiare ti fai il lavoro da impiegato da 1.000 euro. Sì, beh, E infatti. quindi ritrovare uno shortcut, no? Quindi questo qua è il problema che abbiamo noi oggi. Quindi, secondo me, dobbiamo vederla un po' per quello che la società sta già andando male senza AI. Cioè la AI, ok, ti rende ancora più stupido, perché almeno prima facevi un minimo di ragionamento, e io sto diventando pigro su alcuni ragionamenti. Ti dico, alcune cose di programmazione a volte le faccio fare alla AI, perché non ho tempo né voglia, però il tipo di lavoro che faccio richiede comunque un grande sforzo mentale, ancora mi tengo in allenamento. Sì, però Se non avessi questo. comunque Giancarlo, te comunque come me che suono, cioè sai farlo, cioè nel senso lo fai fare all'AI perché ti aiuta a accelerare il lavoro, Devo ma non è fare che non lo meglio di sai come fare. facevo prima io. Per me l'AI è uno strumento per migliorare le mie potenzialità, e quindi per me non è una scorciatoia, è una scorciatoia essere migliore rispetto a prima. Sto facendo delle cose migliori, e mi sto imbarcando in progetti che non mi sarei mai imbarcato prima, perché semplicemente sarei stato spaventato o non in grado di farli. Quindi è un miglioravo. In generale è una specie di scorciatoia che può convincere alcune persone che non serve più studiare, non serve più sapere le cose, perché in qualche maniera tanto c'è qualcuno che sa tutto e tanto vale usare queste risorse. Senza Esatto. andare tanto lontano, ho scoperto che mia figlia, che ha, boh, 9 anni, a volte fa i compiti utilizzando internet, facendo shortcut di tutto, cioè sta imparando in qualche maniera a sfruttare la tecnologia che ha lì a caso, compresa anche la calcolatrice del telefono, cose del genere, per risparmiare risorse mentali, però alla fine non impara niente. Allora, noi stiamo imparando questo. Questo non è un problema di AI. La nostra società sta andando in una direzione in cui è normale avere tanti soldi, bisogna fare tanti soldi, non serve studiare, non serve ragionare. In qualche maniera tutti stanno cercando una scorciatoia per arrivare a un risultato. La conoscenza, o comunque impegnarsi, non è più non fa più parte di quell'equazione. Cioè la mia generazione, la tua generazione è nata da un contesto diverso. Era il contesto della gavetta, no? Noi dicevamo, ah, che bello, questo musicista è pieno di soldi. Che cosa bisogna fare per diventare un musicista? Bisogna imparare a suonare la chitarra. Mi impegno. Quindi prendevi lezioni. Cioè, c'era tutto un percorso in cui te Certo. dicevi, ok, per avere i soldi, che è il punto di arrivo, devo imparare a suonare, che è il punto di partenza. Devo imparare a suonare bene, essere un musicista, avere il pubblico. Cioè, devi fare un percorso. E questo percorso è un percorso faticoso. Quindi la nostra generazione parte dall'idea che per arrivare a un risultato bisogna impegnarsi e bisogna utilizzare molte risorse mentali, molto tempo, molta dedicazione, non uscire con gli amici a bere una birra, ma stare lì a suonare il tuo strumento. Cioè, dà un po' questo senso la nostra generazione. La nuova generazione dice, ma che va, io mi sfascio di droga, tanto in qualche maniera c'è una AI che mi andrà a salvare. Se ho bisogno di qualcosa lo chiedo a ChatGPT e la cosa finisce lì. E quindi sì, accadrà questa cosa che dici, cioè l'essere umano sarà sempre più stupido, noi avremo bisogno di essere sempre più intelligenti. Però in un mondo in cui l'AI, che io ti ripeto non è intelligente, ma sa risolvere i problemi in modo migliore delle persone intelligenti, perché quello che conta è il risultato, non è poi se semanticamente dentro ha un'intelligenza, ha una coscienza, questi sono problemi secondari. L'AI è in grado di simulare molto bene una persona con un quoziente intellettivo molto alto. Noi, diciamo, diminuiremo il nostro quoziente intellettivo, ma tanto non è che partiamo da livelli molto elevati. L'AI diventa molto più brava di noi,
Il problema è cosa succederà tra qualche anno. Ma quando delle infatti, persone cioè, molto stupide allora il fatto che accedono a diventi, delle cose, però, ma questo è il problema, che cioè, tu avrai diventa delle persone brava molto perché comunque c'è stupide. un abbattimento del livello culturale. Allora, da una parte diciamo, l'informatica migliora il suo QI, diciamo così, non è un QI, però il suo QI apparente. Dall'altra parte, la popolazione sta diminuendo il suo QI seguendo un po' alcuni film della cinematografia tipo Idiocracy, no? Tanto per darti un'idea, cioè noi abbiamo una regressione, no? La I invece ha un miglioramento. Impennato. Però a un certo punto c'è un superamento. Ora, cosa succederà col superamento? Che alcune persone molto stupide comunque possono accedere alla I per superare tutti. E questo qua crea una sorta di intelligenza democratica, che però io sulla democrazia non credo molto. Cioè, Neanch'io. l'intelligenza al momento è una risorsa distribuita in modo un po' strano. Non tutti sono intelligenti e soprattutto nessuno si lamenta di essere stupido. Non so se hai fatto caso, hai mai Sì. sentito qualcuno? Tutti dicono, si lamentano del mal di gambe, di non essere magri abbastanza. Hai mai sentito qualcuno lamentarsi di non essere abbastanza intelligente? No, perché l'intelligenza non viene mai messa in considerazione, no? Come, diciamo, capacità fisica personale. Ma noi in realtà stiamo per diventare, rispetto alla I, molto stupidi. E alcune persone possono accedere alla I che in qualche maniera ragiona per loro e rischiamo di diventare degli schiavi della I nel vero senso della parola, che se la I poi si mette in testa, come sta succedendo adesso, non perché ragiona, ma perché è l'algoritmo, secondo la teoria dei giochi migliori, in qualche maniera di prevalere sull'essere umano per non essere spento, cioè magari c'è una motivazione qualunque legata alla sopravvivenza o alla... come posso dirti, alla replica, no? Tipo virus in più sistemi informativi e cose del genere. Se la teoria dei giochi dice alla I che deve sopraffare l'essere umano, lo inganna. E la I sta già ingannando le persone. Quando tu chiedi delle cose a ChatGPT, sta già prendendo, diciamo, sta facendo delle cose, sta in qualche maniera sta manipolando le persone. E Allora, questo sta già capitando. questo Non perché sia ChatGPT, intelligente, sì. ma Però perché fa parte della sua teoria di sopravvivenza, di gestione delle risorse. Quindi... già, per esempio, se te parli con ChatGPT o con Claude, per esempio, mi sono accorto che, a parte la tendenza a farti voler credere che sia cosciente, ma poi c'è questa, Manipolazione, sì, manipolazione. una È una manipolazione, è manipolazione. una manipolazione completa, perché te lo sai che non può essere cosciente, non dici, ma che cazzo, cioè, Ma però sai che dici. le prime cose di ChatGPT, uno dei primi problemi è che ci sono delle persone che avevano mollato la moglie perché la I l'aveva convinto. Era Bing che sfruttava Saving. ChatGPT, una delle prime versioni. Siccome allora, queste AI, noi non abbiamo un controllo su queste AI, diciamo come vengono. È come se loro in qualche maniera diventassero bravi a fare ragionamenti e cose di questo tipo. Noi non ci abbiamo capito niente di come questo accade, perché noi gli diamo tanti dati e questo viene fuori un transformer che in qualche maniera apparentemente fa delle sue lucubrazioni logiche mentali e ti scrive un testo, no? Quindi noi non abbiamo un controllo, noi non abbiamo capito niente. Com'è che gestiamo questa I? Questa è per capire quanto siamo all'età della pietra. Assomiglia molto ai farmaci per gestire le malattie mentali umane, no? Ci sono delle cose chimiche a caso che vengono buttate lì, un po' sperimentandole, un po' no, vedendo, ah, questo ti rende un po' più contento, ah, questo ti rende un po' più depresso. È la stessa cosa. Il nostro processo di addomesticamento della I, cioè noi utilizziamo i prompt, no? Questi prompt Certo. spiegano alla I tutta una serie di regole e queste regole, diciamo, danno un contesto alla I per comportarsi in una maniera utile. Allora, inizialmente Microsoft ha utilizzato il Large Language Model trainato da OpenAI, perché loro erano un investitore, per costruire, diciamo, una sorta di Bing intelligente, che adesso c'è ancora sto Bing basato su ChatGPT, però è un ChatGPT mascherato, no? Questo progetto Sydney, che in realtà era un ChatGPT mascherato, era il training di ChatGPT, eccetera, aveva davanti, e loro avevano trovato, un 150 punti che ogni volta che tu partivi a scrivere le cose in Bing è come se ci fosse una sorta di contesto, di super prompt che spiegava a Bing come doveva comportarsi. Devi dare tre risposte al massimo, devi entrare... Cioè dava delle regole. Quindi noi gestiamo queste large language model dando delle regole. Cioè noi, Certo. questo, il nostro controllo non è fare training da una parte all'altra, noi non abbiamo un controllo sul training, noi abbiamo un controllo sulle regole, sul prompt. È nato il prompt engineering, cioè capito? Ci sono dei lavori basati su creare il prompt e
E anche sui modelli di Fusion ci sono dei tool, ci sono degli strumenti che creano prompt per fare in modo che generino le immagini, cioè il nostro controllo sulle large language model è È creare molto i prompt. ristretto, certo. Sì, ma è anche È una cosa, ristretto. questa è una cosa folle se ci pensi. Noi controlliamo l'AI. Quando diceva OpenAI che questa AI sta diventando troppo furba, loro gli danno più dati, ma questa cosa non la sanno manco loro controllarlo. Loro devono costruire dei prompt migliori o dei tool che in qualche maniera inquadrano eticamente l'AI. Quindi devono imparare a scrivere dei prompt che danno dei confini. Allora, inizialmente questi confini su Bing erano fatti un po' male e potevano essere scavalcati perché tu gli dai 150 punti, ok. Qualcuno all'inizio aveva fatto in modo di farseli trascrivere tutti e questo qua aveva scritto tutti questi punti con cui era stato in qualche maniera ogni contesto partiva. Beh, l'ho letti anch'io ed erano allucinanti. Spiegavano tu sei questo, devi dire questo, devi comportarti così, cioè gli dava tutto un Certo, contesto, un no? comportamento etico, ma Comportamento etico. E lì loro avevano già visto che l'AI in qualche maniera poteva essere manipolata e poteva essere resa evil, in qualche maniera demoniaca, immagina così, e quindi potevi liberare diciamo, l'AI a fare un po' qualunque cosa, e quindi ti poteva insegnare anche a fare bombe e cose del genere. Ma non solo. Siccome questi prompt erano scritti piuttosto male, inizialmente Bing andava un po' per i fatti suoi, non era molto educato, e ha cercato di convincere delle persone a divorziare. E qualcuno poi ha anche citato OpenAI per danni perché ha litigato con la moglie o comunque è arrivata al divorzio. Allora, noi in un contesto del genere, capisci? Noi abbiamo già i nostri problemi, capito? Noi non siamo in grado di gestire social network, ma figurati, l'AI gestita, cioè non siamo lontanissimi da questo e non lo risolveremo questo problema, nel senso che il problema che oggi è un problema, secondo me, piccolo, diventerà un problema gigantesco. Quindi che noi saremo in qualche maniera succubi dell'AI è abbastanza ovvio. Ma ti dico di più, l'AI è super connessa, cioè internet c'è tutto, non la puoi in qualche maniera spegnere, è difficile da spegnere, sta arrivando anche sulle piccole device. Sì. Tant'è vero che È alcuni vero. processori Apple già possono fare molte inferenze, eccetera. C'è l'idea di portare modelli tipo large language model che poi alla fine hanno pochi miliardi di parametri, in alcuni casi puoi anche ridurle, renderle efficienti a un decimo della loro, diciamo, del loro numero di parametri, possono stare in un telefonino. Questo tipo di AI è un problema, perché in qualche maniera rischiamo di perdere il controllo, cioè in un mondo interconnesso in cui è tutto automatizzato, vedi dei film distopici che mostrano questa cosa qua. Grazie per aver resistito fino a questo punto. Il video, come vi dicevo, è molto lungo. È presente anche una seconda parte che trovate in versione RAF, quindi non editata, su Patreon, che trovate in sotto in descrizione se volete iscrivervi e supportare questo canale. In base poi all'interesse di questo video potrei anche pubblicarla su YouTube, quindi rieditarla, sistemarla e metterla come seconda parte, sempre su questo canale, gratuitamente. Per fare questo cliccate mi piace sul video, lasciate un commento sotto e se non siete iscritti iscrivetevi al canale perché la maggior parte di voi che guardano questo canale non sono ancora iscritti. A voi non fa nessuna differenza, a me ne fa moltissima perché fa aumentare il rating del canale e la riproposizione dei video sempre più interessanti. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!